Oggi a Susa presente in valle anche una folta delegazione dei Notar Terzo Valico. Come vanno le cose da voi in questo momento? Le cose da noi vanno bene, diciamo che arriviamo da 10 giorni molto faticosi, come avrete saputo, perché c'è stato l'arrivo di coci in casa nostra ad Arquata. Sono arrivati come arrivano di solito, al mattino molto presto, protetti da 50 tra poliziotti e carabinieri, addirittura un elicottero che sorvolava il paese d'Arquata, che è un piccolo paese di 6.000 abitanti. Nel giro di qualche giorno, giovedì mattina, abbiamo indetto questa giornata con la parola d'ordine di andare a riprenderci quello che poi ci aveva tolto, e questa roba è stata fatta da centinaia fra arquatesi e attivisti dei comitati piemontesi. Questo avviene il giorno dopo, invece, la giornata di sabato, quando oltre 1 milione di persone anche in Val Polcevera hanno dimostrato che sta crescendo il consenso intorno al movimento dall'altra parte dell'Appennino in Liguria. E come dire, poi abbiamo avuto un passaggio fondamentale che è stata l'assemblea popolare di ieri, insomma assemblea strapiena come sempre alla SOMS, dove abbiamo detto una cosa chiara: dopo la giornata in cui abbiamo tolto le recinzioni, poi ci hanno messo delle recinzioni, diciamo così, più robuste, delle recinzioni più vere, noi siamo convinti che quel gesto sia patrimonio pubblico del movimento, che quelle recinzioni cadranno quando il movimento deciderà che è il momento di farle cadere. Noi proseguiamo col nostro passo anche oggi, come avviene ormai da martedì della settimana scorsa, 24 ore su 24 presidiamo su Ara di Mero. Il presidio, il campo dove sorge il presidio Notav Terzo Valico, per il momento non è sotto attacco, non vogliono espropriarlo, ma come sapevamo lì ad Arquata si gioca una parte della storia di questo movimento e siamo determinati a proseguire, insomma.